la principessa Kate a Wimbledon ma senza il principe William. I sudditi sono rimasti molto delusi. Vediamo cosa è successo. La partecipazione della principessa Kate a Wimbledon è stata incerta fino all'ultimo minuto a causa delle precarie condizioni di salute della 42enne che, come tutti ormai sappiamo, si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapia per guarire dal cancro. Si era già parlato di una sostituta. Tuttavia, all'ultimo, i medici di Kate hanno dato il via libera e la principessa del Galles ha potuto prendere parte al grande evento sportivo per premiare il vincitore. Il duello finale ha visto scontrarsi due grandissimi nomi del tennis, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Oltre alla presenza di Kate, però, si è fatta notare anche l'assenza di William. Tutti erano convinti che, in una giornata così importante, il principe sarebbe stato accanto alla moglie soprattutto viste le condizioni di salute di Kate. Invece il primogenito di Re Carlo non era presente a Wimbledon e questo ha lasciato l'amaro in bocca a molti. William non va a Wimbledon con Kate, ecco perché la principessa Kate Middleton sola nella Royal Box a Wimbledon, non potrà contare sul sostegno di suo marito William. Il principe del Galles, infatti, ha deciso di non partecipare alla finale del prestigioso torneo di tennis. I sudditi sono rimasti molto delusi da questa decisione. Come tutti sappiamo, la principessa Kate Middleton è la madrina della manifestazione sportiva che si tiene a Wimbledon. Non solo, è anche una grande appassionata di tennis, sport che pratica fin da quando era una ragazzina. Il 14 luglio, dunque, è spettata a lei la consegna del trofeo al vincitore. Il principe William, invece, ha preferito non prendere parte alla finale del torneo di tennis. Aveva un altro impegno. Un impegno altrettanto importante che lo ha costretto a lasciare la moglie da sola a Wimbledon. Di quale impegno si tratta? Cosa ha indotto William a lasciare da sola Kate nella Royal Box a Wimbledon? Ma naturalmente si tratta della finale degli europei di calcio. Finale che ha visto l'Inghilterra sfidare la Spagna. Il 14 luglio, dunque, il principe William ha deciso di volare in Germania per sostenere la sua Inghilterra. Ricordiamo che il primogenito di Re Carlo è un grande appassionato di calcio e, infatti, era presente in tribuna anche nel match contro l'Italia al fianco del suo primogenito George e di sua moglie, mostrando perfino tutta la sua delusione per la coppa mancata.